E ciao a tutti ragazzi, bentornati su un canale di Giacone X Svapo. Oggi vi facciamo vedere la parte 2 di Creep. I cremosi. Allora, partiamo con il numero 6. Vi ricordo che il precedente video abbiamo fatto dall'1 al 5 che sono tabaccosi. Adesso partiamo dal 6 al 10 e facciamo i cremosi. O pseudo cremosi. Sì. Allora, numero 6. Sì. Freschi frutti di bosco che non nascono mai. No, scusa. Muoiono. Sì, nascono già morti. Dai! Numero 6. Freschi frutti di bosco che... Non ce la fa io! Non ce la fa, gira la ruota. Freschi frutti di bosco che non stancano mai. Il gusto che ti sorprenderà. Che nascono, che muoiono. Che muoiono, che girano. Quindi, sa di... Inizia a fare così, vuol dire. Lampone. Druga, dual coil, 90 watt. Sì, sì, pesantiamo stasera, eh. Pesantiamo. Beh, su quelle caramelline. Le caramelline, bravo. Quegli bravo. Aromi sintetici molto caramellosi. Molto buono questo. Un po' sprizzoso. Buono. Dolce. Fresco? Non è fresco. È proprio frutti di bosco. Pur essendo fruttato, noi comunque lo stiamo spingendo. Ci spingiamo, vaffanculo. Veramente, veramente valido. 9. La madonna, sì, sì. Buono. Claudiamoci. Questo qui... Aspetta, perché questa fare qua la mangiavo quando ero piccolo. Questo qua è una roba o una caramella o un ghiacciolo, non mi ricordo che cos'è, però è identico. A me sembra tipo una caramellina alla fragola. Le mangiavo quando ero piccolo. Non che adesso sia grande, però. Avete presente quelle caramelle fatte a fettuccine lunghe? Quelle che metti in bocca per fare così. Sì. Quelle leggermente frezzanti, manca la parte di leggermente frezzante. Non c'è frezzante. Appunto. Io con le fettuccine ci faccio dell'altro, poi loro se ci mangiano le quelle... Rosa, sono quelle. È vero però, è buono. Mi sembra un po' secco questo liquido, quindi gli do 6, che non mi piace tanto. E invece proprio perché è secco è buono. 9, giusto? Io 6. Tu? 7. 7? Di la tua. Anzi, 8 e mezzo, scusate. Provo la tua stessa sensazione, è secco e gli do un 6. È secco. Benissimo, passiamo al 7, bastardi. Aspetta, allora, che le trovo. Ma sì, tu intanto cerca, andiamo avanti. Allora, minchia, se no. Cioè, allora, passiamo al 7. Top Secret! Divertiti a scoprire la misteriosa miscela targata Mary Joint New Flavor. 100 si sbava da sterzo. Sai che era quella roba lì? Ma che cazzo ne so. Allora, 1.5, due coil complesse, 85 watt. Top secret. Il 7. Io darei. Ma la boccetta dov'è? Io l'ho fatto, ho già capito cos'è. Ah, lì non c'è scritto. New flavors. Mary Joint, Mariugaggia. Porca troia, no. Menta, questa è menta. No, menta. Ma che menta. Cazzo. Qua è menta. Ma che menta, è anice a bocca. Anice. No, è sambuca. Quella con la sambuca ce l'aveva detto. La sambuca che cos'è? È anice. Allora, ragazzi, il tipo che ci ha dato sambuca con la mosca pure. Ah, con la mosca, è vero, perché ce l'aveva detto. Allora, salutiamo intanto il tipo che non mi ricordo più come si chiama. Ciao tipo, non mi ricordo. Taratata, figura. Vabbè, non mi ricordo davvero. Oh, non mi ricordo il nome. Aspetta. Salutiamo il ragazzo che ce li ha dati. Salutiamo Creep. Salutiamo Creep mi ricordo che il tipo ci aveva detto che questo c'era un liquido che sapeva di sambuca con la mosca dentro. Puttana miseria, sto parlando, t'ammazzo, madonna. E proprio ci dovrebbe essere dentro anche la mosca. C'è perché noi l'avevamo la provato in fiera al Daping Expo a Malpensa con un atomizzatore da guancia. Certo. Noi lo stiamo svanando in cloud a 90 watt. Si sente la sambuca e si sente anche la mosca, ragazzi. È vera sambuca. Se vi piace la sambuca con la mosca, questo è eccezionale. Il numero 7. Quindi a me non piace la sambuca, non mi piace la mosca, mi farà cacà. E ti piace il moscone? Non mi piace proprio la sambuca. Ho avuto dei problemi di litri di sambuca. come tutti. E ci sono andato a male e adesso
Capita in gioventù quando fai le feste, poi ti alcolizzi, no? Questo gli do un bel 8. Sa preciso preciso di sambuca, perché sì, io non lo so, si sente, no, assaggio. Proprio sembra di berla. Senti che odore. Sei ancora in quella fase. No, mi fa schifo. Sembra veramente di bersi la sambuca. Dove sta? Sì. Io ne ho bevuti proprio a litri, allora, facevamo la bum bum. C'è una cosa da dire, allora, la mosca nella sambuca è una cosa per finti esperti, perché non si sente, semplicemente. Si sente veramente bravo. Però c'è. Sembra di ciucciare il chicco di caffè dopo che la sambuca... Buono. Si sente anche si sente la mosca che non c'è, non si sente nella sambuca con la mosca. Allora, io mi sento di dargli un 9, perché è veramente fedelissimo alla sambuca. Questo dopo mangiato io mi astengo, non voglio dare un voto negativo, cioè, mi piace la sambuca. Come più sintetico, cosa c'è? Ma è un tirone bello lungo. No, questo è veramente buonissimo. Fermi tutti. Sali sambuca. Di almeno se sali sambuca. Salute! Lute sa. Benissimo, signore, questo qua era il 7. Ti rimane bene tra naso e vomitare. Ma guarda che sa proprio di sambuca. Questo 9 per me. Che schifo, senti che gusto. 9 secco, buonissimo. Il visello non ce l'ha proprio, vabbè. No, viene da vomitare. Passiamo all'8! Chiedo scusa al produttore, ma proprio io non ce la faccio con la sambuca, non riesco. Ah, c'è problema, figurati. Allora, è così. Passiamo all'8, bastardi. Lo leggo io perché Stefanella non ce la fa. Allora, 8, un aroma semplice, prima di tutto. Una stupenda liquirizia con un sottofondo di menta per una mora. Per un aroma perfettamente equilibrato. E meno male che non ce la faceva Stefanello. Quindi la liquirizia a me piace, quindi questo qua mi piacerà. Va bene. Lo proviamo sempre spinto, ragazzi. Liquirizia. Sì. Questo io me lo ricordo molto bene. Buono. Questo in fiera me lo ricordo molto bene, sapeva veramente di Morositas. Com'è? Non lo so, l'ho fatto, non è che mi piaccia tanto, no, ho sentito. Dai, che cazzo. Cioè, sembra. È schizzato gli occhiali. C'è un fondo di. Tra l'altro, su Gun, vecchio stile, col chubby, cioè, di una volta. Cioè, spinto. Bisognerebbe alzare di più, Allora. Però, purtroppo non è il liquido da provare su un sistema del genere. Direi che lo consiglio di più su un guancio o su un flevo. Su un flevo è molto buono. Liquirizia veramente veramente spettacolare con la punta di menta, sembra veramente una Morositas. Buono, io gli do un 8 e mezzo. Questo liquido lo consiglio a Vale Vapes, che è drogata di liquirizia. Vale, prova questo liquido perché è veramente eccezionale. Vado a 100 watts. Spingilo, vai cloud chasing. Mente e liquirizia. Questo a me piace. Sembra una caramella. Sembra la Morositas. Scaldato la parte di menta non si sente tanto, ma si sente bene la liquirizia, ed è una veramente una liquirizia ottima. Mente liquirizia, è un liquido credo non originale, perché comunque sono già sentite queste cose qua. Io do un 8. Io do un 8. Non mi piace. Voto? Non mi piace. Come la sambuca, uguale. Allora, io non sono un appassionato della menta. Esatto, né menta, però riconosco che sia la liquirizia che la menta sono buone. Sì. Sono delle buone, una buona liquirizia. A me sembra una buona caramella. Quindi sì, le Morositas non è nelle mie corde, ma è buono. La Morositas sarà liquirizia, bravo. No, la Morositas sarà un'altra roba. No, scusa. No, ci sono quelle rotonde, gommose, nere. Che non c'è la menta, così. Però. Non so, a me mi ricorda no, la parte, la parte la, di la menta vi dà solo il fresco. Perché almeno appunto scaldato così si percepisce di più la liquirizia. La menta vi dà solo leggermente una parte di fresco in bocca. Passiamo al 9. Il cioccolato fondente si unisce all'arancia in un mix squisito. Qua potrebbe non essere. Ne sarai mai sazio. Questa è la fiesta. Ah, la fiesta, è vero che ce l'ha detto sempre il tipo, e quando l'avevamo provato in fiera sapeva proprio di fiesta, Potrebbe essere il mio questo. Qui lo proviamo in flavor, sì. Nudge 021 57 watt. Col complessa. Intanto non rispecchia? Rispecchia la fiesta? Sì. Allora, l'aspirazione sentite. Allora, al naso è proprio fiesta. Sentite una nota di cioccolato fondente accompagnata da un'arancia alcolica veramente, veramente eccezionale. Il naso è fiesta. Fiesta. Sì.
fiesta. Sbarbella la fiesta, ce n'è un po' nella nei. Buona. Ce l'ho la. Allora, alla svapata non è proprio fiesta. Tenta. 100%, È un cioccolato con un'arancia, però non è fedelissima alla fiesta, però la ricorda, dai. L'arancia candita ricoperta col cioccolato che la vendono in giro. Proprio identico. Scorza d'arancia candita con sopra ricoperta di cioccolato. Per me è quella. Buono. 8. Arancia candita ricoperta. Arancia candita con una nota di cioccolato, polvere di cioccolato. Polvere. Perché più ti dà, non ti dà proprio la sensazione della crema di cioccolato, è una polvere di cioccolato. Allora, voto? 6,5. L'arancia mi ricorda vagamente l'arancia che veniva usato in un liquido della Valkyrie un po' di tempo fa, molto buono. Rende davvero l'idea della scorzetta candita, sì, è vero, ci ha azzeccato lui. A me sembrano, quelle le vendono, La scorza d'arancia ricoperta, candita, ricoperta dal cioccolato. La parte cioccolatosa la è molto secca. Scorza d'arancia. Sì. Molto secca, quindi veramente ricorda di più il cacao che il cioccolato. Sì. Però il complesso è veramente buono, ben bilanciato. Questo bravissimo. Qua è buono. Bravo, basta adesso. Ok, benissimo. Questo è gare. Rompi i panni. Sì, andiamo avanti. Passiamo al 10. L'ultimo bastardi. Che dovrebbe sapere di... Parliamo del 10. E dovrebbe sapere di... Il vero peccato di gola. Sì. L'aroma per trasgredire tutti i giorni senza sensi di colpa. Benissimo. Perché non lo svapo, non ingrassa. Quindi cosa... sì. Cosa quindi dovrebbe... potrebbe essere del cioccolato. Sì. Solo? Cioccolato, sì. Dead Rabbit. Beh, è ovviamente. Dual coil, complessa. Certo. 0,17, 90 watt. Vai. Mi svapo ancora un po' di... Sembra tipo un soufflé al cioccolato molle. Cioccolato salato. Ciobano. Cioccolata calda. Ah. Proprio Ciobar. È vero, però sembra una Ciobar sottomarca. Quella del Lidl. Fammi fare un drippatino. Oh, Zuckerberg. È una Ciobar sottomarca. Buona. Quella del Lidl? O dell'Eurospin? Non lo so, io compro solo prodotti di marca, quindi. Certo. Ah, però è vero, la cioccolata buona. Buona, sì. Ma è piacevole anche questo. 7,25 gli do. 7,14. 7,16. Una Ciobar un po' più amara, un po' più amara, un po' meno zuccherata. Seconda parte di creep fatta. Abbiamo finito i creep, ve li abbiamo fatti vedere tutti. Allora, possiamo dire due cose nella... Allora, la prima, il primo video dove parlo di tabaccosi, sono dei tabaccosi sintetici per incominciare, diciamo. Cominciare a svapare per gente che comunque vuole iniziare, che non è roba troppo pesante. Mentre questi cremosi, praticamente sono la stessa cosa dei tabaccosi. Non roba... tutti cremosi, ci sono 3 cremosi. Sì, certo, vabbè. Nel senso che sono liquidi, allora, comunque diciamo per iniziare. Diciamo che i tabaccosi sono molto entry level, quindi sì. Tabaccosi molto sì. Blandi. I cremosi invece sono già decisamente a un altro livello. Sì, certo, però non è roba pesantissima, voglio no, dire. Non è roba sempre pesantissima, roba... però fanno quello che all devo. Day. Ecco, sì. All day. Tutto il giorno. La sambuca sfonda. Sì, la sambuca veramente spacca. Bravi. Provateli, diteci qualcosa sotto nei commenti, firmate la petizione, seguiteci su Instagram, iscrivetevi al canale perché sennò siete dei... Cacci! Bastardi! Benissimo. Recensiteci su Flavorito. Punto. Bastardi.it e ci vediamo al prossimo video. Però immagino il tizio che fa flavorito.bastardi, ma non va. Con la svappata di chi? Che nessuno c'è in mano la svapparella. Ringraziamo nuovamente il tipo Creep e tutta Creep, ovviamente. E con la svappata di Ale, ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao.